Cari amiche e amici di Facebook, eccomi qua, il mio video che vi avevo annunciato anche ieri in televisione alla fine del telegiornale di Teleroma 56. Io vorrei ridere e scherzare, ma sinceramente non ci riesco, perché questo è il giorno dopo la partita di Champions e ce l'ho ancora qua, sicuramente come tutti voi. Il giorno dopo, adesso è pomeriggio, il giorno dopo la partita CSKA a Roma, che sicuramente ricorderemo per tanto e tanto tempo. No, vi dicevo, ho parecchie cose da dirvi in questo mio video. Io vorrei un attimo ridere e scherzare perché è allucinante. Quello che abbiamo visto ieri sera è allucinante, imbarazzante. Io sinceramente ancora non ci posso credere, perché a livello internazionale, in Champions, non puoi prendere un gol così a 30 secondi dalla fine, anche se le avvisaglie c'erano, anche se qualche pericolo c'era stato, ma ci arriveremo comunque. Roma come Tafazzi, ecco, questa magari è la battuta stupida, sciocca, che mi viene in mente in questo momento, perché ho detto non voglio ridere, non voglio scherzare, però una battutina ve la faccio. Roma come Tafazzi, cioè a noi evidentemente alla Roma piace farci del male, perché non è la prima volta che accade. Vi ricordate Tafazzi? Era quel personaggio della Jalapas Band che 15 anni fa faceva quella scenetta che si prendeva a colpi di clava sui genitali. Vi ricordate che si bastonava i genitali? Insomma, era una cosa divertente questo Tafazzi. Quindi da quella volta, da quel periodo, praticamente Tafazzi è diventato sinonimo di autolesionismo di Caracchini, cioè ci piace farci del male. Ancora una volta è accaduto. Io sinceramente, guardate, non ci posso ancora credere. Mi metto nei panni dei tifosi, mi metto nei panni della gente, mi metto nei panni proprio del grande tifoso della Roma. Cioè, avevamo la partita in pugno, anche se nel secondo tempo, diciamo la verità, avevamo sofferto. Però bastava avere un po' di attenzione, un po' di concentrazione per non subire il pareggio del CSKA. Eppure la frittata l'abbiamo preparata, la frittata c'è stata. E adesso, dopo questo pareggio col CSKA, siamo costretti a fare la partita della vita. Dobbiamo battere il Manchester, assolutamente, non ci sono né se né ma, non facciamo conti, non facciamo ragionamenti, può bastare anche il pareggio per 0-0, non lo voglio sentire. Come non voglio sentire i ragionamenti di quei tifosi che dicono no, ma è meglio uscire dalla Champions, chi se ne frega dalla Champions, pensiamo al campionato. È vero, il campionato è fondamentale. Lo scudetto è importantissimo, è più importante della Champions, però Dio mio, pensiamo a battere il Manchester, andiamo avanti almeno fino agli ottavi. Voi che dite, che ne pensate? Cerchiamo comunque di superare il turno eliminatorio, cioè cerchiamo di fare una grande partita a livello di immagine, a tutti i livelli, voglio dire. Dobbiamo battere il Manchester nella partita della vita il 10 dicembre, quindi non voglio sentire ragionamenti, usciamo dalla Champions, lasciamo perdere il torneo europeo. Ma come, abbiamo fatto tanta fatica, io mi ci arrabbio sinceramente, abbiamo fatto tanta fatica per tornare in Champions e ne dobbiamo uscire. Allora, sono ragionamenti che non voglio sentire. Almeno battiamo il Manchester e andiamo avanti, cerchiamo di qualificarci almeno per gli ottavi. Poi tutta esperienza, è chiaro, bisogna fare esperienza a livello internazionale. È duro il doppio impegno Champions campionato, e questo anche spiega il momento difficile, il momento particolare della Roma. Questo doppio impegno pesa ancora di più in una stagione in cui gli infortuni non ci danno tregua, non ci lasciano in pace. Vado veloce perché ho ancora parecchie cose da dirvi. Tornando alla partita di ieri sera, ragazzi, quanti errori nel secondo tempo
nel secondo tempo praticamente abbiamo consegnato il centrocampo ai russi. E c'erano delle avvisaglie, quando mancavano 10 minuti alla fine della partita, c'erano delle avvisaglie, palloni persi stupidamente a centrocampo, errori banali, errori di superficialità, dicevo io ieri sera nel nostro telegiornale di Teleroma 56, errori proprio di leggerezza, errori che non puoi commettere a livello internazionale. E chi aveva capito tutto questo? Chi di calcio ne capisce? Chi sta in porta da una vita e dalla sua porta vedeva che qualche cosa non andava, vedeva che c'erano dei pericoli, vedeva le avvisaglie negative. De Santis, che continuava a urlare, state alti, uscite, perché probabilmente da portiere presagiva la frittata, presagiva che potesse accadere quello che è accaduto. E insomma, la Roma ha perso un po' di solidità. Probabilmente quella maledetta partita col Bayern, ma quanto tempo ce la dobbiamo portare appresso questa partita col Bayern? Io dico, è vero, non siamo più affidabili come la scorsa stagione, come all'inizio del campionato. Abbiamo perso un po' in affidabilità, abbiamo perso anche in solidità. Fatemi dire, i continui infortuni, i continui cambi in difesa e comunque la perdita di Benatia. Non ci dimentichiamo che noi avevamo una difesa, avevamo i centrali, quella coppia di centrali tra i più forti d'Europa, Castan e Benatia, e non ce l'abbiamo più. Speriamo che Castan possa tornare, gli mando ancora un abbraccio fortissimo, possa tornare quanto prima, veramente auguri di cuore a Leandro Castan. Quindi praticamente, ecco, non abbiamo più quella, non siamo più di ferro, ecco, non siamo più di ferro. E quello che è successo ieri sera nella partita con CSKA è successo anche a Bergamo, nella partita con l'Atalanta. È vero che l'abbiamo vinta, abbiamo fatto un buon primo tempo, però poi nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto, ci siamo ritirati un po' troppo, quindi insomma era successo anche col Napoli. Parecchie partite dove la Roma ha sbagliato l'atteggiamento, dove la Roma non ha più dimostrato di avere quella forza, quella solidità, quella concentrazione che aveva a inizio stagione. Adesso bisogna ritrovare tutto, perché incombe la partita con l'Inter, poi ne riparleremo chiaramente. Però fatemi dire, negli errori di ieri sera, nel calo fisico del secondo tempo, anche questo è preoccupante, caliamo nella ripresa, c'è un deficit fisico, cioè la Roma non riusciva più a pressare praticamente. Perché? Domanda col punto interrogativo, domanda che faccio a Garcia, al quale io vorrei chiedere, ma perché? Ma che gli è venuto in mente? Errore di presunzione, quello veramente è stato un errore di presunzione. Che gli è venuto in mente di togliere Nainggolan per far entrare Strootman? Cioè Nainggolan che stava andando benissimo, Nainggolan che stava giocando benissimo, mancavano 10 minuti alla fine, tu mi togli un giocatore come quello per far entrare uno Strootman che ancora deve ritrovare il ritmo partita, la continuità, la condizione fisica. Follia, scusate, io adoro Garcia che è un grandissimo allenatore, però anche i grandi allenatori a volte toppano. Quella è stata una follia di Garcia, un errore di presunzione. Ma come, non mi fai entrare, cioè non hai fatto entrare Strootman a Bergamo con l'Atalanta perché faceva freddo, me lo fai entrare ieri nel gelo polare di Mosca. E vabbè, comunque, colpe, presunzione anche di Garcia. La frittata è fatta, adesso pensiamo a fare una grande partita con l'Inter e soprattutto a battere il Manchester. Vi ho detto praticamente tutto, avrei ancora qualche cosa da dirvi, ve la dico la prossima volta, al prossimo video. Grazie.